Un saluto a tutti e benvenuti sul Club della Scommessa. In questo video vi mostrerò come poter aumentare la possibilità di effettuare una vincita quando vogliamo giocare una schedina composta da segni fissi. Iniziamo con il nostro esempio pratico. Scegliamo le partite che andranno poi a comporre la nostra schedina. Io già ho scelto delle partite, giusto per farvi un esempio, per andare a selezionare partite che potremmo realmente giocare in una delle nostre schedine. Allora, ho scelto il Napoli con la Sampdoria perché c'è una notevole differenza in classifica, diciamo Napoli terzo posto, Sampdoria quindicesimo. Poi ho selezionato anche il West Ham, quinto e sedicesimo posto. Poi sono andato con le spagnole, ho scelto il Granada con il Barcellona sta al quinto posto, il Granada sta al tredicesimo posto, il Siviglia che in classifica è seconda contro la sedicesima, e infine con le tedesche ho selezionato il Friburgo che in classifica sono rispettivamente al terzo e al diciassettesimo posto, e infine l'Hoffenheim che sono rispettivamente al quinto e al quindicesimo posto. Allora, questo è il nostro esempio. Abbiamo una schedina che, se giocata da 2 euro, ci porterà una vincita di 39 euro. Naturalmente, per vincere questi 39 euro, le squadre che ho pronosticato la vittoria, l'Hoffenheim, Friburgo, il Siviglia, il Barcellona, il West Ham e il Napoli, devono vincere tutte. Naturalmente, per vincere devono segnare, e di conseguenza, per poter aumentare la mia possibilità di vittoria, io abbino a tutte e 6 le squadre che ho scelto che vinceranno, li vado ad abbinare il segna casa se giocano in casa e segna ospite se giocano fuori casa. Dunque vado a selezionare le partite che ho scelto e vado ad inserire l'over casa alle squadre che giocano in casa e l'over ospite alle squadre che giocano fuori casa. Il Barcellona inserisco segna ospite al West Ham, segna casa, e al Napoli segna casa. Aggiungendo ai miei 6 pronostici i rispettivi segna casa o segna ospite, svilupperò in automatico un sistema a 64 colonne, dunque 6 eventi, qui c'è il numero 6 perché ho scelto 6 partite, numero eventi sono 6, dunque in multipla giocherò 6 partite, si sviluppano 64 colonne, che giocati da 5 centesimi io giocherò praticamente 3,20 euro. Prima la vincita era 39 euro, adesso praticamente se nel caso in cui risultano vincenti i miei 6 pronostici, vincerò 21 euro. Per poter aumentare la mia vincita potenziale, un'altra quota che posso abbinare ai miei segni 1 o 2 sono i multigol casa.
vado a rimuovere i segna casa e i segna ospite e vado ad inserire i multigol casa o ospite. Allora al Napoli seleziono casa, multigol casa, multigol da 1 a 3 casa, quota a 1,30. Prima invece il segna casa era quotato a 1,11. Poi aggiungo il West Ham, casa, multigol casa da 1,3 a 1,28. Il Barcellona segna ospite che quotava 1 a 1,15, adesso multigol ospite mi quota 1,27. Dunque vado ad aumentare le vincite minime. Poi aggiungo il Siviglia con il segna, no, vado il multigol casa a 1,29. Il Friburgo multigol casa a 1,27 e l'Offenheim multigol casa a 1,29. Allora, queste sono le mie 6 partite abbinate a multigol casa o multigol ospite, a seconda di dove si trova la mia favorita, se gioca in casa o gioca fuori. Si genera sempre un sistema in multipla da 6, però con 64 colonne da 5 centesimi giocando sempre 3,20. Questa volta non è 21 euro la mia vincita potenziale massima, ma 32 euro.